Grazie Giuseppe per averci ospitato, per aver ospitato mia sorella che ci riprende, insomma per essere di nuovo qui. Esatto. Oggi prepareremo due cose, sempre. Ormai non riesco a farti cucinare. Assolutamente sì. Ha capito. Finalmente. Allora, oggi faremo due cose diverse. Io la cucina e tu un'altra cosa. Okay. Ci spieghi che cosa ci preparerai per la bellezza dei nostri capelli? Allora, vi preparerò una maschera al tè nero. Attenzione. Anch'io utilizzerò il tè. Pancia. Tè verde. Ah, ecco, quindi siamo insidiosi. Sì. Per che cosa serve questa maschera? Allora, questa maschera serve a reidratare i capelli. Ok, e come diciamo ricetta, se si può dire? Sì, assolutamente sì. Allora, si prepara il tè, ovviamente, sì. Si fa raffreddare un pochino e si aggiunge l'olio di cocco. Olio di cocco, il tè tutto oppure mezza tazza? Mezza tazza di tè con due cucchiai di olio di cocco. Ok, perfetto. Mentre Giuseppe ci farà vedere da un'altra parte come prepara, si applica sui capelli, e io poi preparerò quelli che ho chiamato, anzi in realtà il nome è stato dato da mia nipote, anche di assaggiare, che proprio pane al cioccolato. Che delizia. Vedi, allora, ciao Giuseppe, a dopo. Ok, ciao. Eccoci qua, diamo il via alla nuova ricetta.
al cioccolato. Giuseppe, che assaggeremo dopo. Adesso invece ci spiegherai il tuo risultato. Esatto, ecco qua. Allora, io, come dicevo prima, ho applicato la maschera al tè nero con l'aggiunta dell'olio di cocco. Il tè nero ha delle proprietà antiossidanti, dà forza, idrata tanto anche il capello, l'olio di cocco altrettanto. E per cui una cosa che ci devo precisare, si applica in due fasi, capelli asciutti, pre-shampoo, si lascia in posa 15 minuti, poi si risciacqua per bene, si riapplica e si lascia in posa altri 30 minuti. Si disciacqua immediatamente e vai con l'asciugatura. E vai con i capelli idratati. Esatto, Danila, esatto. Grazie. E hai i capelli bellissimi. E lucentissimi. E lucentissimi. Grazie, Danila. E okay. Noi invece, Danila, Giuseppe e Arianna, mangeranno il pane al cioccolato. Vai, Danila, avvicinati. Vieni, Danila, avvicinati che azzardiamo. Okay, vai. Pronti. Uno ciascuno, due, tre. Eh? Proprio con la goccia di cioccolato. Con più gocce di cioccolato. Esatto. Vai. Ottimi. Buonissimi, brava Arianna. In questo caso, scusate, è lei la cuoca. E noi provare perfetto. E assaggiatori. Ci lasciamo a questo punto con tante gocce di cioccolato. Certo, che tutti. Io mangerò. Continuerò a mangiare. Certo, ce lo dobbiamo finire. Esatto. E ci vediamo alla prossima. Okay. Grazie Giuseppe e grazie Davide. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Ciao.